Benvenuti a questa nuova puntata di Motor News. Vedete che siamo ancora in esterno perché siamo al Museo della Lambretta, che è a Rodano, in provincia di Milano, e noi da qui vi presenteremo questa puntata perché abbiamo scoperto, tra virgolette, un museo molto interessante per quanto riguarda i pezzi che sono qui esposti, per quanto riguarda la storia del motociclismo italiano, perché come sapete la Lambretta è una casa motociclistica tutta italiana. Quindi da qui, da Rodano, da questo Museo della Lambretta, che noi vi presenteremo anche altri servizi ovviamente, però vi presenteremo la parte principale di questa nuova puntata di Motor News. È seduto su questa Lambretta 125 dal 1949, che come vedete era adibita a trasporto gelati, e che vi racconto qualche cosa di questo Museo della Lambretta, che è il più importante museo mondiale dedicato a questo famoso mezzo di trasporto. Nella sua nuova sede di oltre 400 metri quadri, il museo raccoglie tutta la storia scooteristica internazionale dagli albori del motociclismo fino alla fine degli anni 70. Si possono ammirare ben 118 esemplari, perfettamente restaurati o eccezionalmente conservati, provenienti da ogni angolo del pianeta, dalla Germania alla Russia, dal Giappone all'America ed altro. Grazie alla grande passione di Vittorio Tessera, alla collaborazione del Comune di Rodano e della provincia di Milano, è ora possibile ammirare questa collezione in un nuovo edificio appositamente costruito per questa importante iniziativa. Il museo è aperto tutte le domeniche dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle 18, con ingresso gratuito. Al piano terra sono esposti tutti i più importanti scooter internazionali e italiani, mentre al primo piano sono presenti la serie completa della produzione Innocenti e una piccola ma significativa raccolta di Vespa dal 1946 al 1978. Tra gli scooter più rari del museo ci sono l'Honda I1K, il primo scooter Honda del 1954, l'Autofutil, primo esempio di scooter del 1908, il Lotter, unico esemplare fuori serie costruito in America, il Nibbio, primo scooter costruito in Lombardia nel 1947, e molti altri ancora. Nella sezione Lambretta, oltre ai più pregevoli modelli da corsa, sono visibili esemplari unici di grande valore storico, come il motocarro 125 FV del 1949, per la vendita di gelati, la Lambretta 175 TV3, placcata oro, realizzata per l'attrice americana Jane Mansfield. Presso il museo è anche possibile consultare l'archivio storico ufficiale della Innocenti, visionare il più completo archivio fotografico, oltre 5.000 negativi, e ammirare i più bei filmati pubblicitari della Lambretta per il cinema e la televisione. Ultimo, ma non meno importante, è la cartellonistica pubblicitaria che arreda i vasti locali del museo, oltre 100 manifesti che raccontano per immagini la lunga storia dello scooterismo mondiale. Il museo Scooter e Lambretta si trova a Rodano, in via Turati, e si può trovare facilmente grazie alla segnaletica, e per ulteriore informazione si può consultare anche il sito www.museoscooter.it. E mentre voi vedete questo particolare di uno dei motori delle Lambretta, io vi posso dire che da ragazzino ho avuto anche una Lambretta in Argentina, a Rosario, con la quale mi sono trovato anche molto bene. Questo è il servizio che vi proponiamo in questa puntata di Motor News, da qui dal Museo Lambretta, e adesso continuiamo con altri servizi.